D'Ossena, Giannini, buona la palla ed è Tricella addirittura che si avvicina all'area di rigore, eccolo che si allunga il pallone, il portiere Thomas Ravelli in uscita, tocca il pallone ma anche il nostro giocatore, c'è calcio di rigore per l'Italia. Rivediamo l'allungo di Tricella, in effetti il fallo c'è, rivediamo ancora una volta la splendida intuizione di Tricella che si è portato in avanti, vedete, evita il portiere in uscita, il quale lo tocca sulle gambe, c'è calcio di rigore per l'Italia al 15° del primo tempo. Mancini all'esecuzione del tiro degli 11 metri. Primo piano dell'arbitro Dieter Pauli della Germania federale. Thomas Ravelli in uscita, avete visto, in uscita disperata, forse ha ritardato un attimo la decisione, non è riuscito a intercettare il pallone e sul tentativo di aggiramento di Tricella lo ha steso e ci sono, come rivediamo, e ci sono delle manifestazioni di intolleranza da parte del pubblico svedese, evidentemente tutto il mondo è paese. Sono stati lanciati in campo festoni di carta ma anche qualche mortaretto, piovono altri oggetti, vedete, nei pressi dell'area di rigore. E lo speaker raccomanda la calma, mentre vedete che anche il portiere Thomas Ravelli mostra di essere stato colpito al capo da qualche oggetto. Momento delicatissimo della partita, siamo giunti al 16° minuto e 30 secondi. E vedete che è proprio Mancini che si accinge a battere dal dischetto mentre piovono ancora in campo rotoli di carta igienica. Mancini para il portiere, poi da distanza ravvicinata Vialli spedisce sul fondo, incredibile, ancora una volta dal dischetto non abbiamo sfruttato l'occasione e Thomas Ravelli, come rivediamo, vedete, va stupendamente a deviare sul palo, poi arriva in corsa Vialli, vedete il portiere che tocca netto, devia e poi a porta vuota Vialli spedisce ancora oltre la traversa, peccato davvero, una volta ancora i nostri dagli 11 metri non hanno sfruttato l'occasione. Il rilancio di